Sono Maxwell Sheffield. E lui è Brighton, mio figlio. L'ultimo Brighton Sheffield per ora. Un momento, io l'ho vista e sa dove. Esquire Magazine, ricco, straricco e vedovo da un po' di settimane. A proposito, le mie condoglianze. Ah. Lei legge l'Esquire? Non sempre, quando fa la lista dei ricchi, straricchi e vedovi. Insomma, sembra che sia stato un grande successo. Ah, grazie, mille grazie. Ah, ricambiare. L'ha già fatto, signor Sheffield. E come? Romeo, rinuncia al tuo nome e prendi tutto di me stessa. Angelo mio, seguirò le tue parole. Chiamami solo amore e con questo nome mi sentirò battezzato. Scusate, secondo me la scena dovrebbe avere una regia molto diversa. Addio, tu vai. Ma in questo addio quanta dolcezza si nasconde. Sugli occhi tuoi discenda il sonno e nel cuore la pace. Ah, fossi io quel sonno e quella pace per rimanerti accanto, amore. Tutta questa robaccia sentimentaloide è già stata fatta e strafatta. Dica voi. Molto meglio. Dai, io ora credo di aver capito come devo fare. Ma penso che ci vorranno ancora molte prove. Mi scusi, ma vorrei che mi spiegasse subito l'incredibile sciocchezza di lei che vince questa gara. Sciocchezza? Non penserà che la sua sia una vittoria regolare, vero? Quelli cercavano una bellissima teenager. E anche se lei è senza dubbio affascinante, non è davvero una teenager, direi. Guardi, l'anno in cui mi sono diplomata io a Frosinone, mi creda, è certamente meno antico di quello in cui lei si è diplomato a Londra. Insomma, mi vuol far credere che ha battuto centinaia di ragazze belle e giovanissime perché quando bacia ha un suo colpo segreto? Certo, le ho battute perché se Dio vuole il mio è un bacio che non perdono. Ma temo che stia un po' esagerando con queste sue iperboli. Sarà merito del mio profumo. Mi spiace, ma non credo che sia una vittoria regolare. Non penso che un suo bacio possa avere di questi effetti. Ah, no? No! Ah, sì? Sì. Beh, l'hai voluto tu, ragazzo. Io non lo so che ci mettono in questo scoiattolo rosa, però... come cavolo faranno gli scoiattoli a reggersi sulle zampe? Così vado bene, vado bene. Vado bene, vado male, vado male, vado, vado, vado male! Qui ci dovrebbe essere una porta, vado bene di nuovo! Cavolo, quanti pantaloni! Dovrò buttarli via qualcuno. Non sono più di moda. Oh, non fa niente, il trucco me lo tolgo domani. Sì, che diavolo ci stai facendo tu qua? Che ci sto facendo io? Che ci sta facendo lei? Chi? Oh! Ah, Francesca! Il solito sogno, lei non mi frega. Ah! Il signor Sheffield!
Tanti auguri a lei, tanti auguri a lei. Volete cortesemente accomodarvi tutti fuori dalla mia camera? Sì. Oh, su, Melodia, lo voglio. No, ma io lo voglio. Ce l'hai marrone chiaro? Francesca, Francesca, oh. Si svegli, è ormai giorno e tutto è fatto. Davvero? E io non me ne ero accorta. Oh, ma quanto è bravo lei, signor Sheffield. No, Francesca, intendevo dire che lei ha superato la crisi e senza comprare niente. Ah, ce l'ho fatta. E lo sa, dicono che le prime 24 ore sono le più ardue. Ora le ho lasciate dietro le spalle, quindi dovrò soltanto resistere alle tentazioni. Ciao, Francesca, vengo per la riunione delle vendite in casa. Signor Sheffield, mi abbracci, mi tenga. Francesca, mi dispiace. Maxwell, cercherò di parlarti con estrema chiarezza. Io lo so che c'è qualcosa fra te e quella, diciamo, tata. Ed è qualcosa di riprovevole che non Mamma, ti permette. Ma non esiste niente di quello che vuoi insinuare. Ma aspetta un attimo, cosa vuoi dire quando urli che non permetti? Tu sei uno Sheffield, caro. E questa donna non è della nostra classe. Oh, hai delle idee medievali. Toc toc, guardate, spaghettini e matassine. Salve signora, formano le matassine. Io non li conosco. Lei le guardi, sono uscite così come erano nella scatola. E io in questa ditta, pensi, non conosco nessuno. Maxwell, se tu continui con questa, quella, non mi lasci altra scelta che diseredarti, è tutto. Guarda, non voglio né i tuoi miliardi, mamma, né la tua vana approvazione. Farò quello che sentirò giusto fare. Scusi, non può parlare così a sua madre. Francesca, vuol diventare mia moglie? Cosa? Ma tu sei impazzito! No, non... lei deve lasciarlo parlare, signora. Maxwell, lo so che a dare spettacolo sei bravo. Oh, tu credi che abbia voluto dare spettacolo? Oh no, mamma. Questo lo è. Francesca? Signor Sheffield, che cosa ci fa da queste parti? Niles mi ha detto del suo bigliettino. L'ha letto? E l'ho molto gradito, Francesca. La posso invitare ad un picnic? Qui? Adesso? Sotto questo tabellone? Oh! Guardi! Non vede? C'è una vista stupenda! Già! Oh, no! Oh mio Dio, non guardi, Francesca! Oh, certo! Sono così imbarazzata! Mi scusi, Francesca, aveva ragione. Me l'ero scordato il valore giusto, vero, del giorno di San Valentino. Oh. Però, guardando le cose da quassù... Si riprende coscienza dello scopo finale. Guardi qua, signor Sheffield. Sì, esatto. Intendevo il tabellone. Io so, Francesca, che era tanto tempo che qualcuno non mi faceva sentire vivo, umano, rinato. Oh, un felice San Valentino, signor Sheffield. E buon San Valentino a lei, Francesca. Fatevi prendere dal panico! Siamo qui per salvarvi! Oh no, santissimo buon Dio! Oh tesoro, io non riesco a ricordare niente della nostra vita coniugale. Ma ci dovrà pure essere un motivo particolare se abbiamo una vasca a due piazze. Mi vuoi ricordare che cosa facevamo? Sì, ma certo, la nostra vita coniugale era... Sai, però il medico non vuole che forzi il sano, spontaneo ritorno della tua memoria, perché... Perché? Cosa?
Siamo sposati da più di 10 anni. No, io non voglio approfittare così. Io non sono... Non sono tuo marito. Oh mio Dio, noi non siamo sposati. No, io l'ho assunta qui. Che faccio, la squilla? Non avevo scarpe da battona. No, no, guardi, lei è la mia tata, quella che si occupa dei miei figli. Ma mio nonno ha 22.000 pecore, ho il diploma di maestra elementare. Oh, la testa così per aria. No, aspetti, il suo ciuffo l'ho già visto, canta tutti i frutti. No, non sono Elvis Presley. Io sono Maxwell Sheffield e lei qui è la mia tata, Francesca Cacace. E adesso, per favore, vuole uscire dalla mia vasca? Ah, questo le piacerebbe molto, non è vero? Esca lei per primo. Smetta di schizzarmi. No! Non dirmi che hai un altro. Non mi va di suicidarmi. Oh, no. Sono libera e anche ben disposta a vincere almeno il primo premio. Ah, eccola qua. Abbiamo chiuso i rubinetti prima di uscire di casa. Signor Sheffield, ci saranno 2.000 persone qui a bordo. Cos'ho, una ricetrasmittente nel reggiseno? Signor Sheffield, le sdraio bianche che lei vede sistemate tutte qui intorno sono riservate agli aspiranti mariti. Certo, ma non fate caso a me, io sono salito a prendere un po' d'aria. Già, e anche a farmi le solite 20-30 vasche. Io credo che lei abbia messo il costume a rovescio, guardi. Ha questo coso che le pende di dietro anziché sul davanti. Sì, grazie, infatti, ma... Non mi guardate. Che accidente è stato? Oh, niente, un sasso o una buca. Ma non è strano, visto che stiamo volando? Fra le perturbazioni e i vuoti d'aria, l'aereo a volte sembra una corriera su un viottolo di paese. Ma che cosa stanno combinando? Oh, niente! Resti calmo, mia zia dice che bisogna guardare sempre alle hostess perché sono loro che ci avvertono se c'è qualcosa che non va. Oh mio Dio! Restate seduti e allacciate le sicure di cinturezza! Non pensavo che sarebbe finita così. Io sì, sto volando qui in prima classe insieme a uno stupendo miliardario. Per forza l'aereo si deve schiantare. Ma mi spiace. Calmi, neppure Saura, cioè nessuna raupa, nessuna paura. Vuole chiudere quel maledetto vassoio? Vuole succhiarci tanti, ammazzarci tutti. Oh, signor Sheffield, voglio solo farle sapere questo. Gli ultimi 3 anni con lei sono stati più belli di tutta la mia vita. Oddio, i miei figli. Oh, la adoravano, Francesca. Se vuole darmi del tu, forse questo è il momento adatto. Francesca, io prima di entrare, sì, credo che dovrei cercare di chiarire meglio quel fatto che è successo lì sopra, sull'aereo. Oh, ma non importa, caro. Avevamo tutti lo stomaco per aria e poi... Non mi hai sporcato le scarpe buone? Oh no, no. No, tutti sanno che quando uno sente che affronta la morte, anche lei lo saprà, no? Non sa bene quello che dice. No. Guardi, io pensavo che fossero arrivati i nostri ultimi istanti e noi eravamo lassù insieme. E questa è la ragione per cui è successa la cosa. La cosa? Sì, io che mi sono sentito in quel modo, in quel momento, in quel frangente. Oh mio Dio, lei sta ritrattando la cosa. La prego, Francesca, nella foga del momento la gente non riflette, parla invece. E quindi ha detto cose un po' premature. E ora c'è rimasta male? No, assolutamente. Sono cose che alle volte succedono. Fermo, non osi toccarmi, sa. Mi scusi, Francesca, ma ha già parlato con Maggie della faccenda del tatuaggio? Sì, le ho già parlato, è tutto sotto controllo. Non si preoccupi, gliel'ho spiegato. Dove diavolo ce l'avrà nascosto? Sto maledetto tatuaggio. Quasi glielo chiedo. Ci provo? Posso fare qualche altra cosa per lei?
No, 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 grazie, nient'altro, è tutto. Stavo già per levarmi dai... per uscire. Oh, guarda, è cotto stracotto, sembra perfino stupido. Ma chi aspetta a fare la prima mossa? Ah, ha solo paura che i ragazzi ne soffrirebbero se fra noi non funzionasse. Oh. Ogni cambiamento lo spaventa. Mm. Io perché ho sempre 29 anni? Buona notte, signor... Oh, mio Dio! E le porta anche a casa nostra! Lasci che... permetta che le presenti la signorina... No, io ho tre figli al piano di sopra, di cui lei è il padre responsabile. Quindi sarà meglio che mi dia una buona spiegazione. È questa qui, la tua fidanzata? Oh, ma niente affatto. Lei è la mia tata. Direi che è molto severa. Su, fuori di qui, cara. Non ci servono delle donnette da quattro soldi che gli facciano girare la testa. Ci sono già io qui per questo. Senta, prima di tutto, non è come lei pensa. Veniamo tutte e due da una festa. Lei l'ho conosciuta lì, era una delle ospiti. E io ho bevuto solo un bicchierino, neanche piede. Ma aspetti un po', perché le do tutte queste spiegazioni? Non è mica mia moglie, lei. Allora non potrò nemmeno chiedere di potermi divorziare, dunque. Non fa niente, torno a casa di zia Assunta. No, ma che dico? Non sono io che le ho messo le corna. Quindi è lei che verrà qui. No. Signor Sheffield, signor Sheffield. Ma dove è andato? Francesca, io non posso, mi dispiace proprio, però non posso. Signor Sheffield, c'è qualcosa che non mi ha raccontato mai, che le è successo in guerra, nelle Falkland? Ma no, assolutamente no. Io sto parlando di questo, cioè parlo di ciò che stavamo per combinare. E non era affatto giusto. Guardi, non so che cosa vuole dire. Io con lei non ci capisco più niente. Continua a mandarmi messaggi opposti. Prima mi bacia e poi non mi vuole. Ma certo che la voglio, no? Lei è molto sexy, è stupenda, è femmina. E questo può essere il nostro punto di partenza, penso. Francesca, ma non riesce a capirlo? Non crede che quello che stavamo per fare non era un fatto epidermico, ma una cosa seria? Lei non è certo una donna da scappatelle e basta. Io? Oh, no, certo, no, siamo matti. Però, signor Sheffield, io ho sempre pensato che noi prima o poi saremmo finiti insieme, ma credo che se non avviene adesso, questo non avverrà mai più. Guardi che io non ho detto che non avverrà mai. Ma io penso che anno dopo anno sarà sempre più difficile quando anch'io avrò l'età che oggi ha Ietta. Quattro anni, sono già stati abbastanza, non ce la faccio più e quindi mi scusi ma me ne vado. Mi dispiace ma è l'unica soluzione. No, Francesca, io non cedo alla passione, fra noi la posta è molto più alta. E io, porco diavolo, sono un gentiluomo. Dunque, Maxwell, sei venuto solo alla fine? Ah, no, anzi, io a dire il vero ho approfittato della serata per avere questo primo appuntamento a cui tengo tanto. Guarda, lo trovo molto lusinghiero, però i miei vogliono che mi sposi. No, lei è di là, alla toilette. E guarda che quando la vedrai, giuro, è uno schianto. Scusi. Salve a tutti. Eccola è lei. No! Oh, Elton John, sono una sua appassionata ammiratrice. Piacere, Francesca Cacace. E quel vostro film farà soldi a pelati. Cioè, no, far soldi a palate. Senta, sì? Lei ha un viso familiare.
Ci siamo già visti? No, non è possibile. Guarda i suoi occhiali, che strani. Posso provarli? No. Porta male. Possiamo parlare un attimo? Oh, certo, fra un momento però. Mi scusi, Elton, che fine ha fatto poi quella Kiki di... Sai perché mi ricordava qualcuno? Io canto con una giacca quasi uguale. Ma rimanga lì e non si muova. Non muova un dito. D'accordo. Signor Sheffield, da quanto tempo abbiamo sognato questo momento? E ora? Cosa? Cosa è successo? Oh mio Dio! Oh mio Dio! No! Va tutto bene! Non si agiti! Andrà tutto bene! Va tutto bene! Oh mio Dio! Oh, io prego! Andrà tutto bene! Sto per svenire! No, Francesco! Signor Sheffield, io lo so che non sono pazza. Il sultano ci ha provato davvero con me. Sì, ci credo, signorina Francesca. È così chiaro. Chiunque si accorgerebbe che ha una cotta per lei. Dice davvero? Ma certo, davvero. È un uomo. E sfortunatamente alcuni uomini non sono bravi a esprimere quello che sentono. Riesco a capirlo molto bene, quel sultano. Sì, certo, avrebbe cominciato come tata, è vero. Ma avrebbe lavorato per lui per alcuni anni e forse prima o poi avreste cominciato a chiamarvi per nome. Poi un giorno lui avrebbe capito che lei è molto più importante del suo lavoro. Quindi le avrebbe detto che è innamorato. E questo quando sarebbe successo? Adesso. Io ti amo. Cosa? Francesca, io ti amo. Signor Sheffield! Signor Sheffield! Oh mio Dio! Oh Max, tesoro! Sei ferito, Francesca, che cosa è successo? Mi hanno aggredito. Oh no! Stavo venendo a casa da tutti voi. Oh, mi dispiace che sia così tardi. No, ora che ti ho trovato stai bene, il resto che cosa vuoi che mi importi? Avrei dovuto picchiarli io per primo. No, è meglio non reagire mai e dargli tutto quello che vogliono e mai picchiarli né per primo né per secondo. M'hanno preso l'anello! Allora io li ammazzo! Scusa, volevo dire quale anello? Francesca, io volevo che questa serata fosse la più romantica di tutta la tua vita. Io volevo... No, aspetta un momento, eh. Ecco! Questo può andare. Francesca. Sì? Amore, vuoi sposarmi? No, Max. Me lo chiedi così, tutto ad un tratto. Allora, mi vuoi? Tu che cosa ne pensi? Vuoi tu amare e rispettare Francesca in salute e in malattia finché la morte non vi separi? Lo voglio. Francesca, vuoi tu... Lo voglio. Mi scusi, vado avanti. Vuoi tu, Francesca, amare e rispettare Maxwell in salute e in malattia finché la morte non vi separi? Lo voglio.
Prima di concludere la cerimonia, se c'è chi ha motivo di impedire questo matrimonio, lo invitiamo a parlare adesso oppure a tacere per sempre. Su, stia tranquillo, è soltanto lo squillo del mio telefono. Oh, ok. Pronto? Oh, salve! Come mai non mi avete ancora portato i medicinali? Oh, dice sul serio? Oh, grazie, grazie infinitamente. Sì, arrivederci. Oh mio Dio, finalmente sono incinta. Stai tranquilla, cara, siamo rimasti soli. Non preoccuparti, gli altri se ne sono andati. Spingi, tesoro, spingi. Non dirmi che cosa devo fare. Spingi, dai. D'accordo, dottoressa. Così, brava, cara. Forza, 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 tesoro, un po' di più. Non smettere, ancora un pochino. Così, avanti, 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 avanti. Oh, bene, ok, ci siamo, ci siamo. Ce l'hai quasi fatta, tesoro. Sì, ci siamo. Oh, guarda, l'amore è bellissimo. Ma guardalo, è perfetto. Ha 10 piccole dita nelle mani, 10 piccole dita nei piedi e anche un piccolo... Non temere, figliolo, da una ghianda nasce un'enorme quercia. No. Francesca, sei stata bravissima. Ora devi dare un'ultima spinta per far uscire la sorellina e avremo finito. 1, 2, 3. 3? Ha detto 3? Si era parlato di 2, non di 3. Forza, spingi, spingi. L'ha detto lei. Fantastica. Bene così, dai, dai. Ci sei quasi, cara. Continua così, ancora un po'. Coraggio, brava. Le spalle. Ancora un po'. Mio Dio, i fianchi abbondanti di mia zia Assunta. Ecco, sta per nascere. È benvenuta anche alla femminuccia. Oh, guarda, è così tenera. E a quanto vedo, tesoro, assomiglia tutta a te. Sentila anche la mia voce. È tanto... È tanta. Oh, dottoressa, dottoressa, posso abbracciare i miei bambini? Certo, glieli do subito. Allora, cucciolotti, è ora di salutare la vostra mamma e il vostro papà. Ma guarda quanto sei carino, ciao, frugoletto. Ciao, signorina. Oh mio Dio, ma sono bellissimi entrambi. Ciao, stellina. Ah, sarai stremata. Tu non immagini neanche quanto ti amo. Io invece ti adoro. Senti, caro, che ne diresti se chiamassimo il nostro ometto Rocco Settimio? Questo era il nome del mio trisnonno di Frosinone. E chiamassimo la sorellina Eve Catherine. Questo in onore della tua trisnonna di Londra. Credo che la tua sia una splendida idea. Posso vedere i miei bisnipotini certo, adesso? Certo, Assunta, vieni, eccone uno. Oh, mio Dio, guarda quanto è carino. Oh, bello. Sai, potrei divorarlo di baci. Togliglielo dalle mani.